Un saluto agli amici di Mitico Snack. Allora ragazzi, come potete vedere mi trovo qui al City Life di Milano perché ci sta un evento qui nel pomeriggio, ed è l'evento di Huawei, là dove presenterà il suo Huawei P30 Pro insieme allo staff di HDblog. Prima di portarvi all'interno dello store Huawei vi farò visitare il City Life di Milano attraverso questo vlog, ma subito dopo la sigla. Amici di Mitico Snack, camminando qui all'interno del City Life di Milano, guardate un po' che store compare. Allora, premetto che io all'interno già sono entrato, ho chiesto il permesso per girare le clip, quindi oltre che visitarlo io voglio farlo vedere anche a voi. Quindi un grazie di cuore ai ragazzi dello store di DJI per avermi permesso di girare le clip all'interno di questo vlog. Intanto, amici di Mitico Snack, si continua a visitare il City Life di Milano. Devo dire che è la prima volta che sono qua e non ero a conoscenza di questo posto, ma devo dire che è davvero un posto carino. Amici di Mitico Snack, si fa direzione all'interno del City Life Shopping District di Milano, proprio dove è presente lo store di Huawei.
Allora ragazzi, come potete vedere sto proprio qua fuori dove sta il Huawei Store all'interno del City Life di Milano. Sono entrato all'interno, ho chiesto il permesso di girare delle clip, però non mi è stato concesso. Intanto i ragazzi dietro mi salutano. E non mi è stata data l'autorizzazione, però mi è stata data l'autorizzazione di girare qualche clip all'interno dello store non appena inizierà l'evento. Nel frattempo, beh, vi lascio ad una clip esterna dello store Huawei. Amici di MediCosmic, visto che l'evento inizierà tra poche ore, sono circa le 14 ed ho una gran fame, quindi non mi resta altro che entrare in piedineria e buttarmi giù una piedina. Che fame! Allora amici di Mythico Snake, l'evento è appena iniziato, io vi porto all'interno facendovi una carrellata di dispositivi e poi qualche domandina allo staff di HD Block. Interfaccia, quindi tutti sono iniziati a funzionare, ci hanno detto solo guarda con questo aggiornamento attiveranno i DAO se volete scriverlo, e infatti poi quando magari è arrivato il change log che non c'era scritto si specificava, che poi è anche complicato perché per quanto si stia diffondendo i DAO non è proprio così facile avere la macchina quando i DAO, per cui anche provare dice cazzo ma funziona non lo so adesso questo momento non ho il telefono non c'ho la macchina perché è rapida, quindi non è proprio sempre così facile proprio per tre settimane fa non si fa usavo il Mavic Pro perché almeno arrivavo a sera ero tranquillo che alle 10 avevo almeno il 20%, anche se esageravo nell'utilizzo comunque a cena ci arrivavo, non mi abbandonavo. Ora sono passato al momento che poi mi dura più di due mesi, non ce la puoi sta con telefono ad S10e, perché questa cosa della dimensione usa una mano mi ha stregato dopo mille padelloni, però alle 5 devo ricaricare per come lo uso io, ovviamente alle 5 devo ricaricare ed è frustrante perché comunque se devo andare fuori tutto il giorno devo portarmi la power bank, ne ho 7 volte sempre in tasca io di power bank. Lo so bene. Esatto. Però è frustrante, quindi probabilmente adesso riprenderò un padellone, che può essere questo, quelli che escono.
perché la batteria è fondamentale, per il mio uso è fondamentale, anche perché io sto veramente attaccato al telefono praticamente, non tanto di display, perché poi alla fine sai, le ore di display spesso nei commenti dell'area batteria, ma questo ha fatto 3 ore, questa ha fatto 18, però in realtà è quando lo uso, perché quando lo sblocco io meno di 4 applicazioni ogni sblocco non le uso. Apro Telegram, apro la mail, apro WhatsApp, apro Chrome, almeno 4-5 notifiche sempre. Sì, quelle 4-5 in vari social, però dovete fare il zoom e zoom, non lo fa perché sono in video ovviamente. Se io mi avvicino a un certo punto lui dovrebbe scambiare la fotocamera, dai, riportarci tua, ok. Devi attivare tutto. Questo. Dovrebbe scambiarla, ma la scambia ovviamente qua. Bastardo, perché riconosce il testo, fammi prendere questo. Ce la facciamo. Dovrebbe andare in Super Mario e non mi ci va riportarci sua. Ci va sempre, ma non ci va. Allora, facciamo così. Vabbè, è sempre così. Ecco, vedi? Praticamente, automaticamente, lui le scambia. E cosa fa? È andata da normale, ok? Andiamola. Da normale, se io mi avvicino. Ora non riesce più a mettere a fuoco. Vedi? Esatto. L'ha scambiata e sta usando la wide. Perché con la wide riesce a mettere a fuoco, mi pare, a 5 cm. O forse addirittura meno. Forse un centimetro, non mi ricordo più. Però è... tu non te ne accorgi, cioè te ne accorgi perché lo vedi, ok? Sì. Però non devi farlo manualmente e ti dà quello step in più sulla macro, in questo caso, che dice porca, cioè io ho fatto delle foto a dei fiori che non fai con una normale fotocamera di un cellulare anche wide mettendola apposta, perché gli manca questa funzione Super Mario. Quindi con l'intelligenza artificiale si riesce a fare questo interscambio automatico. Con lo scambio sì. automatico diventa per l'utente non più un'operazione da compiere, ma un passaggio automatico che sì. facilita e divertente. Ecco, questo è quello che apprezzo della tecnologia artificiale. Sì. Intelligenza artificiale, tecnologia. Intelligenza artificiale. Poi è chiaro che ci sono tutti i risvolti positivi e negativi. Fai il cielo, vai così, fai il cielo blu, e te lo fa celeste. Sì. Pieno. Beh, proprio, è vero. Sì, che è bello magari per i social, però non è il cielo che stai guardando. Sì. Okay. È chiaro che le foto più contrastate, più chiare, sono tendenzialmente più preferite, le preferite, poi non sono quelle reali, però. Ma guarda, la fotografia non. Su la tua azienda, okay, insomma, e lancio io la domanda, okay. Qualcuno sa cosa vuol dire Huawei? Gira può. Lui le quando gli ha dato, quant'è che l'ha dato questa cosa? Cina può, racconta un po' da come nasce Huawei in realtà, da dove parte e dove siamo arrivati con questo prodotto, che di fatto è da oggi, non in Italia, quindi ufficialmente come lancio ufficiale italiano. Perfetto, corretto, correttissimo. Sì, hai ragione, quindi Huawei Cina può. Sapete la data di nascita? Secondo voi quanti anni ha Huawei? 10 anni. Come noi. Quale smartphone? 1984. Anni 90. Anni 90. Anni 90. Sì, 1987. Nasce nel 1987. E nasce, pensate, da questa idea di un ex generale dell'esercito cinese, Ren Zhengfei, che con, se uno pensa ad essere fatturati oggi, con $5,000, installa le prime reti di Huawei e dopo pochissimi anni, pensate, nel 1999 arriva nella Norvegia per diventare numero uno, e nel 2002 per quanto riguarda le reti, adesso attualmente Huawei è leader mondiale. Giusto per darvi dei numeri, a livello operatori telefonici su 50 operatori telefonici, 45 operatori utilizzano le reti Huawei, quindi pensate a un investimento di $5,000, oggi quasi la totalità degli operatori telefonici utilizzano le reti Huawei. A proposito delle reti, questo 5G, quando arriverà in Italia tendenzialmente? Sai, più di noi, almeno un po' di lato, visto che sicuramente in azienda
parlerete di come portarlo alla massa, insomma, a tutti noi, e come Huawei si sta approcciando a livello tecnologico verso questa nuova, diciamo, tecnologia o comunque velocità di connessione e infrastrutture di rete. Ok, noi sapete qual è il primo smartphone che abbiamo fatto con in grado di supportare la tecnologia 5G? Siete il Mate X. Esatto, noi abbiamo lanciato, tu eri con noi, tra parentesi, abbiamo lanciato qualche... E la prima volta che l'ho visto, toccavo con mano, era una macchina al ristorante, ricordate di voi che situazione bizzarra. Quindi vai, continua. No, vai, continua con il... Beh, devo dire che è un prodotto molto particolare. C'è questa nuova era, ok, che finalmente speriamo cambia un po' questo piattume, passami il termine, di telefoni tutti uguali, ma perché poi alla fine, cioè, ormai i telefoni sono uno schermo con la codice intorno, difficilmente ci si può inventare qualcos'altro che non sia uno schermo o una codice. Il primo smartphone 5G, tendenzialmente di Huawei comunque. Corretto. Però non solo smartphone 5G, giusto? Anche di modem, altoparlanti, intelligenti, arriverà in Italia. Sì, perfetto. P30 Pro. Ok. Molte domande che mi sollevate in questo, diciamo, anteprima che tu arrivassi, riguardano lo zoom. Okay. Perché effettivamente da dietro questo smartphone ha la fotocamera quadrata, cioè, rispetto alle classiche, e sembra che sia profonda tipo quei 2-3 metri, quindi ma non è possibile. Pensate, ora lo faccio anche così, poi ve lo faccio vedere. Pensate anche a un'esperienza di condivisione di contenuti in questo modo. Beh, fighissimo. Quindi pensate partite, il giro con i figli, momento di sport, quindi è proprio un nuovo modo di catturare quelli che sono i momenti. E poi soprattutto lo zoom, devo dirti, anche è veramente un passo in avanti bello strong. Allora amici di Vitrofè, come potete vedere mi trovo all'esterno del City Life di Milano, proprio dove si è tenuto l'evento di Huawei insieme ad HD Blog per la presentazione del Huawei P30 Pro. E devo dire, è stata una bella esperienza. Ho fatto le mie domande al product manager di Huawei, le mie domande a Niccolò, poi non solo, abbiamo parlato dei Huawei P30, abbiamo parlato di tante altre cose, soprattutto con Niccolò mi sono fatto una bella parlata, sia io sia gli altri ragazzi presenti all'evento. Comunque, che dire, è stata veramente un'esperienza bellissima che porterò nello zaino con me. Quindi tutte queste esperienze per me, tutti questi eventi sono delle esperienze che restano, e soprattutto chissà, in futuro potrebbero aprirsi delle strade. Io termino qua questo video, anzi un altro cosino da farvi vedere, ho preso anche il gadget di Huawei, ma nulla di particolare, diciamo, una borsetta da viaggio per organizzare le proprie cose, ma penso che la darò alla mia fidanzata. Ma al di là di questo, io questo vlog lo chiudo qua, e beh, che dirvi, a parte l'animazione, l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questo video perché aiuta molto. Seguitemi anche su Instagram, @mythicalsnake, sia nella descrizione sia l'animazione qua in basso. E se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti e lasciate tanti bei pollicioni in su, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!